Pitocchere, ieri c'era qualche autrice che veniva dal nord, diceva, caspita, io speravo dal nord del mondo, dice, che ci venisse, arrivando in Italia, che ci fosse il sole, invece ho trovato un... Oggi abbiamo accolto con un sole abbacinante Pitocchere. Allora, Pitocchere, dunque, io non so se qualcuno, molti di voi conoscano un importante premio che c'è in ambito anglosassone, che riguarda soltanto non solo gli scrittori inglesi, ma tutti gli scrittori del Commonwealth, gli scrittori indiani, australiani, sudafricani, cioè tutti gli angloparlanti e soprattutto angloscriventi, che si chiama Booker Prize. Molto importante perché, come dire, il fatto che ci siano così tanti autori che siano una parte fondamentale anche, diciamo che non è il Nobel perché esageriamo, però è un riconoscimento importante, cioè vincere il Booker Prize ti garantì, è un sinonimo di garanzia, no? Cioè un libro che ha vinto il Booker Prize è un libro comunque che va guardato con molto interesse. Bene, ci sono solo due autori che l'hanno vinto due volte e sono uno scrittore sudafricano bravissimo che si chiama Coetzee e Pitocchere. E questo secondo me già... Il fatto è che lui è abituato a essere premiato perché la prima volta l'ha vinto con Oscar e Lucinda, che è un cospicuo librone diventato anche film, come spesso capita, non sempre i film tratti da libri importanti, complessi e articolati rendono soddisfazione, però insomma. E la seconda volta con l'ultimo libro che è uscito, che è La ballata di Ned Kelly. Per farvi capire l'importanza, no, di queste vittorie, credo che sia giusto dire che la prima volta che l'ha vinto con Oscar e Lucinda, insieme a lui concorrevano I versi satanici di Salman Rushdie, che è un libro, forse non è il più bello di Rushdie, sicuramente il più noto per ragioni che esulano dalla letteratura, ma Rushdie è un grandissimo scrittore, e Utz di Bruce Chatwin, che è un libro molto bello, insomma. Il fatto che abbia vinto Oscar e Lucinda la dice lunga, secondo me, sul valore. Come si è sentito Pitocchere quando ha vinto con Oscar e Lucinda il Booker Prize? If you're a writer of any age at all, you are used to being interviewed by journalists and you are used to being photographed and so on, but winning the Booker Prize, the evening of the Booker Prize, was a little like being run over by a truck. Dunque, quando conosci uno scrittore che ha una certa età, che scrive da un certo tempo, sei molto abituato ad essere intervistato, a farti fotografare, però devo riconoscere che la sera in cui ho vinto il Booker Prize mi sono sentito un po' come se fossi stato travolto da un camion. And the chairman of the judges of the Booker Prize is normally a senior British political figure who is used to dealing with people. And I'll still, you know, remember the chairman just taking me by the arm and dragging me past journalists and putting me in my place so I could be blinded by the flash of lights. So basically, I really didn't feel anything at all. I was completely numb. And I had to fake it for everybody who said, you must be over the moon. And I said, yes, I'm very happy, but I was in some other place. Di solito il presidente della giuria del Booker Prize è una figura politica importante in Inghilterra e dunque è abituato a queste occasioni pubbliche. Ricordo che in quell'occasione questo signore, il presidente della giuria, ha dovuto a un certo punto prendermi per la manica, trascinarmi davanti ai riflettori, dove naturalmente sono stato accecato dai flash. E in quel momento non sentivo assolutamente niente, ero annichilito, non capivo quello che stava succedendo, naturalmente ho dovuto far finta a dire che sì, che ero molto contento, insomma, però ero assolutamente privo di sensazioni. But just one more thing, I did notice that my life had changed completely when I returned to my own country and arrived at Sydney Airport. And somebody came up to me and said, you're Peter Carey, right? And I said, yes. He said, let me buy you a beer.
Però ho capito che la mia vita era cambiata completamente quando sono poi rientrato in Australia, sono arrivato all'aeroporto di Sydney, un signore mi si è avvicinato e mi ha detto: lei è Peter Keary, vero? E io ho detto sì, e mi ha detto: le offro una birra. Quindi sei molto in equilibrio, perché sei vero, ma there is a very fine balance there, it's striking. Yeah. When this exhibition of paintings came to New York, which by Sidney Nolan, which are about this story, I brought many of my downtown Manhattan friends to look at them, and it was really when I rediscovered the story, because I'm telling the story to them as we go around the Met, and the story is looking stranger and stranger, and. So, and they of course would quickly and sympathetically understand, and they'd say, oh, we get it, it's just like Jesse James. And to be a little mischievous or flippant on, in return, I would say, no, you don't get it at all, it's more like Thomas Jefferson, and which obviously produced some confusion and then needed further explanation. Maybe I'll just stop. Sì, quando quella mostra di Sidney Nolan è arrivata a New York è stato molto interessante, perché era una rappresentazione artistica, per così dire, del personaggio di Ned Kelly. E allora io ho invitato molti dei miei amici americani, newyorkini di Manhattan, a venire con me a vedere questa mostra, e naturalmente siccome volevo, mi interessava di raccontare loro la storia di questo personaggio, l'ho, per così dire, anch'io stesso riscoperta, ristudiata e l'ho raccontata a questi miei amici. Naturalmente più ci pensavo, più la studiavo e più la raccontavo, e più strana mi appariva questa storia, più c'erano gli elementi di difficile comprensione. Naturalmente i miei amici americani molto gentilmente immediatamente mi dicevano: no, ma abbiamo capito benissimo, abbiamo una comprensione pressoché totale della cosa. Nel che è un po' come Jesse James. E a quel punto per poter così per fare un po' una polemica con loro, gli dicevo: no, non avete capito proprio niente, non è Jesse James, è Thomas Jefferson. Il che naturalmente gli creava una notevole confusione, non, a questo punto erano veramente spiazzati. The point I really wanted, I mean, I wanted to destabilize their easy understanding of my country, which is a very easy country to understand too quickly. And what I wanted them to see is that we did not have a Thomas Jefferson, we did not have an Abraham Lincoln, we didn't have a George Washington, we didn't have a statesman or a philosopher who was important to us. What did we have? We had Ned Kelly. And that's of course embarrassing to some people who would rather we were not like that. But it does remain true, and so it's interesting to think why. I might add, while getting a hold of this rather old-fashioned notion of national character, I guess, you might reflect on the song of our heart. And the song of our heart is a song called Waltzing Matilda. Some of you know it, I'm sure. The narrative of Waltzing Matilda just goes like this. The homeless man steals a sheep, is arrested, commits suicide rather than go to prison. That's it. That's our song. So. Dunque, naturalmente quando dicevo questo ai miei amici americani, il tentativo era quello così di scuotere un pochino queste loro idee sull'Australia, che forse erano state così formate in modo un po' affrettato. Io credo che l'Australia sia un paese che in realtà è molto facile da capire se lo facciamo
troppo presto, affrettandoci troppo. Cioè, se vogliamo farlo in fretta, riusciamo a capirlo velocemente. Ma il fatto è che noi non abbiamo avuto un Thomas Jefferson, non abbiamo avuto un Lincoln, non abbiamo avuto un Washington, non abbiamo avuto un grande statista o un grande filosofo che possiamo chiamare veramente nostro. Quello che noi avevamo e che abbiamo è Nat Kelly. È una situazione che può per alcuni essere imbarazzante, sgradevole, da non mettere troppo in mostra, ma questi sono i fatti. Dunque la cosa interessante è chiedersi il perché è andata così. Questo naturalmente potrebbe forse portarci ad un'idea che alcuni considerano un po' antiquata, che è quella del carattere nazionale. Pensiamo anche per esempio a quella che è una specie di inno australiano, la nostra canzone tradizionale più nota e che tutti condividiamo in Australia, che forse molti di voi conoscono, che si chiama Waltzing Matilda. Che cosa racconta, cioè qual è il percorso narrativo di questa canzone? Parla di un uomo che ruba una pecora, che viene arrestato e che piuttosto che andare in prigione preferisce suicidarsi. Questo dovrebbe forse dirci qualcosa.